sempre dei riferimenti elevatissimi, anche se delle centrali efficienti, è un paradosso, ma è pure così. E chi ci guadagna? E ci guadagnano i produttori che in questo modo riescono a fare dei prezzi elevati pur avendo delle centrali efficienti e quindi avere dei margini molto elevati. Quindi buoni margini per i produttori e i venditori, ma i prezzi per i consumatori sono sempre più alti. Perché? L'attuale mercato non è abbastanza aperto e quindi vi sono degli elementi oligopolistici, se non monopolistici, quindi Monopolistici da parte di chi? da parte dei campioni nazionali che in qualche modo Ma chi controllano l'Enel? anche l'Enel. Gli altri operatori preferiscono mettersi sotto l'ombrello dell'Enel. Non è una scelta politica dell'Enel, è una scelta di sistema. Se l'Enel garantisce di tenere un prezzo che consente a tutti di vivere, perché farsi la guerra? E lo Stato dovrebbe essere arbitro in una situazione del genere, in una partita del genere. E però, dico, lo Stato è azionista dell'Enel anche. A mio avviso questa è una grossa incongruenza, non c'è dubbio. Qui abbiamo un arbitro che fa il tifo per una delle squadre, Perché ci implicitamente, guadagna. perché si guadagna. Se tutti più o meno si mettono d'accordo e si sa qual è la quantità che deve essere infilata lì dentro, è chiaro che metteranno le centrali in un certo modo per far arrivare alla fine un prezzo così elevato da remunerare notevolmente tutti quelli precedenti. Con questo sistema facciamo una simulazione. Piazziamo le centrali nucleari qui. Qui ci piazziamo una centrale a gasolio. E poi alla fine il prezzo viene sempre quello del gasolio. E chi ci ha guadagnato? Cioè, guadagnato chi ha fatto le centrali nucleari, ma sicuramente il cliente no. Con queste regole, il nucleare a noi utenti non porterebbe vantaggi e l'accordo fra Italia e Francia può essere sintetizzato così: quando diventeremo grandi, forse ci fidanzeremo. Rimane il problema planetario, quello del CO2 e di una domanda che cresce in tutti quei paesi che in bicicletta non ci vanno più e prendono a riferimento il nostro modello di sviluppo. Che sta scoppiando? Come se ne esce? Intanto ricercando e studiando sempre sul nucleare, ma è nel frattempo una via d'uscita. Potrebbe stare proprio nella differenza fra i 1000 watt di cui abbiamo bisogno per fare tutto e i 5000 previsti dal sistema. In mezzo ci sono 4000 watt di spreco. Per eliminarli dovremo cambiare paradigma e passare dall'idea del consumo di una merce a quella dell'utilizzo di un servizio. Ad Alessandria si sono chiesti: ma quanto consumano i palazzi? Quanta energia si butta via? Troppa. E se l'Europa dice che per il 2020 c'è da tagliare consumi, inquinamento e fare l'energia con le fonti rinnovabili, il tutto al 20%, qui sono sicuri di fare di più. Il 37% di risparmio di energia. Sì, ma come? Un progetto europeo, un sindaco che fa un patto direttamente con l'Europa. Che è una novità in senso assoluto, cioè le città direttamente con il governo europeo. I palazzi che sprecano energia, dicevamo. Per prima cosa si devono tappare i buchi, hanno pensato ad Alessandria. E cominciano da un quartiere, case popolari, edilizia pubblica. 11 fabbricati con 300 alloggi, circa 1000 persone. E allora si comincia mettendo i cappotti ai palazzi. Sì, proprio così. Questo è il cappotto esterno, è in fibra di legno, sono 8 centimetri di cappotto che riveste tutte le parti opache dell'edificio. Siamo partiti da un'analisi degli edifici che hanno un consumo di circa 200 kWh metro quadrato anno per scendere intorno ai 100 kWh metro quadrato anno. Anche le centrali elettriche, quando sono grandi e lontane, buttano via energia. E allora, una centrale a biomassa, piccola e vicina al quartiere. Perché il calore, invece di essere buttato via, può essere preso e recuperato. D'inverno si fa riscaldamento, d'estate si fa acqua calda sanitaria e tramite un assorbitore si può addirittura trasformare in energia frigorifera per il condizionamento ambientale. Noi sprechiamo, possiamo tranquillamente dire, il 70% di quello che potrebbe essere il livello di consumo. Ridurre il colabrodo dell'edilizia esistente passando dai 220 ai 120 kWh metro quadro l'anno, dimezzandoli, e poi introdurre le fonti rinnovabili, in modo tale che le fonti rinnovabili non vengano sprecate in un patrimonio edilizio che è di per sé inefficiente. E poi un villaggio fotovoltaico. Producono circa 130 kW di picco, ad alloggio un risparmio annuale di circa 700 euro all'anno. Tutto questo su un quartiere di 20.000 persone. E se si facesse su tutta Alessandria, arrivando quasi a 100.000 persone?
Se la città di Alessandria consuma 150.000 tonnellate equivalenti di petrolio, noi potremmo ridurre di 56.000 tonnellate equivalenti di petrolio, di TEP sostanzialmente, il consumo all'anno. Alziamoci di scala e allarghiamoci su tutta l'Italia. Il risparmio energetico, l'efficienza energetica è una fonte energetica, considera tutti gli effetti una fonte energetica, quindi equivale a quante centrali io risparmio per quante centrali dovrei costruire per avere lo stesso produzione di energia elettrica. E in questo caso è possibile? In questo caso noi abbiamo fatto un conto su Roma, soltanto sugli edifici di Roma, e ci è venuta una cifra dell'ordine dei 300 megawatt, cioè io posso risparmiare di costruire una nuova centrale da 300 megawatt. Pensiamo adesso questo modello completamente a regime. Una diminuzione dei consumi attraverso l'eliminazione degli sprechi non soltanto diminuisce il fabbisogno, ma libera del denaro che può essere investito per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Si avvierebbe un circuito virtuoso dell'economia e dell'occupazione direttamente proporzionale alla riduzione dell'impatto ambientale legato al consumo di fonti fossili. Si avrebbe una decrescita economica e un miglioramento delle condizioni di vita e un miglioramento delle condizioni ambientali. Sembra una contraddizione, cioè a decrescita poi corrisponde maggiore benessere. Sì, perché noi siamo abituati a pensare che il benessere sia direttamente proporzionale alla crescita dei consumi. Si consumerebbe di meno, certo. Ma il nostro modello economico ed energetico, che misura la ricchezza solo con il consumo, non può smettere mai di crescere. È uno scenario che per il futuro non serve. Sia perché queste sono risorse che vanno a finire, sia perché in ogni modo i costi ambientali non sono assolutamente sostenibili. Costi che con un'analisi economica tout court, classica, non si vedono, anzi il PIL le ingloba, quindi il PIL, il prodotto interno lordo, ingloba anche i costi dei danni. Un cambio di paradigma, allora. Si studia questa possibilità all'Università di Siena, Dipartimento di Chimica. Al PIL, il prodotto interno lordo che deve crescere, hanno affiancato un altro indice, quello del benessere delle persone, e vedono se le due cose possono andare d'accordo. Il prodotto interno lordo tende a crescere più o meno velocemente. L'indice di benessere, Index of Sustainable Economic Welfare, indice di benessere economico sostenibile, tende a crescere nella maggior parte dei casi parallelamente al prodotto interno lordo fino a un certo punto, oltre il quale tende a stagnare o addirittura a decrescere. Più grande è il divario, peggio vanno le cose per il futuro e per l'economia reale. Quindi bisogna ridurre questo divario che si sta allargando a forbice in maniera molto pericolosa. Noi abbiamo immaginato uno scenario futuro nel quale la configurazione estrema del sistema economico, che è individuata con un'unica banca mondiale che è il frutto dell'unione di tutte le banche importanti del mondo e che comanda, non ha più comunicazione con le persone e fallisce. Fallisce perché le persone, mettendosi d'accordo tra di loro, costituiscono il tarlo che piano piano erode le fondamenta di questa grande banca. Strade del Piemonte. Ci sono dei tarli anche da queste parti, provincia di Cuneo, tra Fossano e Villa Santa. A gennaio 2007 un agricoltore lancia un'idea tipo messaggio in una bottiglia, in internet. Una sottoscrizione per costruire tutti insieme impianti di energia rinnovabile. Io ho detto, ho un'azienda agricola, ho dei terreni, mi piacerebbe fare un impianto fotovoltaico, ma non ho i soldi, chissà perché non provare a condividere questa esperienza. Allora, se c'è qualcuno che è interessato a provare questa avventura con me, mi si faccia sentire. Internet è più veloce del mare e il messaggio in bottiglia lo raccolgono in tanti. Ad 8 kilowatt si chiama il progetto e arrivano adesioni e soldi da tutta Italia. Abbiamo aderito sia io che mia moglie, sia l'altro mio socio con la moglie. Noi abbiamo partecipato con una quota di 1000 euro cada uno. Ho messo i miei risparmi per contribuire a questo progetto. Quanto? Sui 500 euro. Molta gente magari ha interesse a fare qualcosa nel settore, però o non ha il tetto, quindi non ha lo spazio per farlo, o non ha i soldi perché comunque gli impianti richiedono un investimento. Ad 8 kilowatt è venuto quasi distinto, perché si tratta proprio di far sì che ogni persona adotti un pezzettino dell'impianto per poterlo costruire. In meno di un anno si mettono insieme i soldi per il primo impianto fotovoltaico. Una cooperativa di Mondovì, che fa raccolta differenziata, mette a disposizione il tetto della propria sede. Io credo